io non avevo un titolo, perché quando sono stata invitata ho detto no, di quello che vuoi. Allora, non raccontandovi la mia infanzia, ho deciso che il mio titolo è la salute e alimentazione, ovvero quanto vale la salute. Quanti bambini obesi e sovrappeso abbiamo in Puglia? Siamo riusciti a passare dal sesto posto al secondo posto in soli 2 anni. Quindi adesso abbiamo un tasso di sovrappeso quasi del 25%, cioè 1 bambino su 4, e quasi 1 bambino su 5 è obeso. Quindi abbiamo il 41% di sovrappeso e obesità, pari al più di 100.000 bambini in Puglia. Mi sembra che questo sia un dato che richiede una sanità pubblica importante, un intervento molto importante. Perché? Perché, come ha detto il direttore generale, i bambini obesi possono sviluppare una serie di complicazioni, prima fra tutti non è vero che con la crescita gli passa. Tanto quando cresce gli passa. Non è così. Non è così perché più è obeso e da più tempo è presente l'obesità, minori sono le probabilità che questo bambino con l'adolescenza si allunghi. Non è che da ciccio bello diventano Ken e Barbie all'improvviso col metodo del Bobby di Boo. Ranocchi erano, ranocchi rimangono. Quindi, siccome l'obesità è una malattia, bisogna evitare che questi si ammalino da piccoli. Ora, io trovo in disaccordo col direttore Gorgoni, così sono contenta di cominciare subito, perché i soggetti obesi non è che siano proprio responsabili di tutti i mali dell'umanità. È vero che la decisione finale spetta al singolo soggetto, però la decisione finale dipende dallo stile di vita individuale, che però a sua volta dipende dalle reti sociali che sono presenti e dalle condizioni di vita, di lavoro, socio-economiche, ambientali e culturali generali. Non a caso noi nel sud abbiamo una prevalenza di obesità superiore a quella del nord e abbiamo anche una prevalenza di ridotta cultura rispetto ai paesi del nord. Allora il problema è molto più complesso, non possiamo prendercela col singolo. Ecco perché, e siccome è un problema globale ed è un problema che coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale, sia l'OMS che l'Unione Europea continuano a insistere per fare piani per ridurre questo tipo di malattie. L'ultimo piano si sta scrivendo adesso ed è stato deciso la sua stesura a luglio scorso. Ora, per contrastare l'obesità nei bambini e negli adolescenti sono necessarie una serie di azioni. Noi diciamo sempre che l'obesità è una malattia multifattoriale, no? Ci riempiamo la bocca di questa cosa, poi cerchiamo di pretendiamo di curare l'obesità con un singolo intervento. Non è così. Ci sono vari interventi da compiere. Se lei si azzarda a farmi una fotografia di profilo, giuro che la picchio. Ah, vabbè, se è di spalle vabbè, se è di profilo no. E c'ho pure il fratello avvocato, quindi non lo pago in caso di causa. Quindi nelle aree di azioni da fare per contrastare lo sviluppo dell'obesità non possiamo limitarci a fare uno, dobbiamo fare un po' come Sant'Antonio che fa 13 grazie al giorno e noi dobbiamo attuare almeno 13 interventi, ma anche molti di più. E in ogni area di intervento bisogna attuare più azioni, perché se l'obesità è una malattia multifattoriale noi dobbiamo andare a cercare di prendere quanto più fattori possibili. Però i miei importanti colleghi e amati colleghi vi diranno tutte le cose tecniche che vanno fatte per contrastare l'obesità, però molte di queste cose, molte di queste azioni sono già state messe in pratica. Perché non abbiamo avuto un'inversione della prevalenza dell'obesità in età pediatrica? Perché questa prevalenza continua ad aumentare? Prendiamo solo il secondo punto, perché sennò il dottore Foschini mi ammazza e io vorrei campare a lungo. Nel secondo punto, se voi ve lo ricordate, ve lo faccio vedere subito, assicurare le aree di azioni, assicurare una disponibilità di cibo sicuro, salutare e sostenibile. Ok. Prendiamo solo 2 strumenti che possono essere utilizzati e sono utilizzati per rendere questa azione possibile. Perché si deve incidere sulla disponibilità di cibo? Perché le politiche agricole e le industrie alimentari influenzano la salute pubblica. Questo non è è fuori di dubbio, insomma, non ha bisogno di essere chiarito. Guardiamo solo 2 strumenti, 2 azioni che possono essere attuate. Uno, gli strumenti economici,
e l'altro il marketing, la pubblicità diretta ai bambini soprattutto. Guardate in quanti paesi dell'Europa già si attuano azioni poste a tassare o a favorire lo sviluppo di altri alimenti. Per esempio, in Inghilterra, in Svezia, in Finlandia, in Latvia, sono state già messe in atto le tasse, è stata messa una tassa su o alimenti che sono ricchi di grasso e o alimenti ricchi di zuccheri. Ci sono tonnellate di lavori che dimostrano come aumentando il prezzo di un alimento, questo alimento viene consumato in quantità minore. D'altra parte, nella lotta contro il fumo o nella lotta contro l'alcolismo, l'aumento del prezzo delle sigarette o degli alcolici serve a scoraggiarne l'uso. Questo è quello che viene fatto in tutta Europa e in Italia. Io so che stamattina c'è stato un giornalista del Corriere della Sera, adesso non c'è più, o no, di Repubblica, di Repubblica, va bene, bene. Allora, quando c'è stato il tentativo di tassare la Coca-Cola all'aranciata, c'è stato questo Pierluigi Battista che ha scritto in maniera molto sarcastica: ma chi sceglie il digiuno ha il credito d'imposta? Una tassa etica sulle bevande gassate, eccetera, eccetera. Leggete un poco da voi, ma la cosa che più mi fa arrabbiare è quello che ho scritto in rosso. Effettivamente, bevendo e mangiando, insomma, vivendo, alla fine ci si ammala. Scusate, ma la vostra vita è limitata al mangiare e bere? Mangiare e bere vuol dire vivere. Non è così. Nella vita ci sono tante altre cose. Allora, limitando la vita alla sola soddisfazione del cibo e dell'acqua, che sono essenziali per la sopravvivenza e per la vita, ma non definiscono tutta la vita, vuol dire falsare le idee di chi legge. La gazzosa e dunque deleteria va tassata, un caso di logica zoppicante permeata di autoritarismo etico. Non è così. Questo è uno strumento estremamente efficace, solo che ci ritroviamo a lottare contro le lobby delle multinazionali, sia di bevande che di alimenti. Allora, quanto vale la salute di una persona? Vale meno dell'introito economico? Me lo dovete dire voi. Marketing ai bambini. In genere i creativi, perché si chiamano così, i creativi dicono che non è possibile legiferare sul marketing perché è un'arte, è un'arte in continuo movimento e quindi non la si può bloccare. Allora ci autoregolamentiamo. È più lunga la parola degli effetti che sono riusciti ad ottenere in questo modo. O meglio, un effetto è stato ottenuto, il non effetto. Perché l'autoregolamentazione vuol dire che io faccio quello che voglio, non ci sono penali, non ci sono punizioni, non c'è nulla. Anche la sospensione della campagna di pubblicità viene fatta con tale lentezza che tanto alla fine l'hanno già fatta. Guardate la gallina, come si chiama quello? Quello che sta nel mulino. Banderas si chiama. Banderas, esatto. È troppo bello per me, non ci arrivo a quei livelli, sì. Quindi io me lo scordo com'è. Poi, onestamente, uno che se la fa con la gallina mi è passato tutta l'idea che potevo avere, proprio. Allora, l'OMS, che non ci scherza, chiede di legiferare sul marketing ai bambini. Posso chiedervi quanto vale la vita di un bambino? Vale più la vita di un bambino? O vale più l'introito di una ditta che produce alimenti dannosi? Ma l'epidemia di obesità è formata da persone obese. Noi parliamo di obesità, ma non ci scordiamo che ci sono le persone sovrappeso, e spesso si dà la colpa alle persone stesse. Cioè, tu devi essere in grado di controllarti, tu devi essere in grado di dominarti. Sì, tu devi essere. Volete che me ripigli col dottore Gorgoni? Tu devi essere in grado di dominarti, tu devi essere in grado di controllarti, tu devi essere in grado di essere empowered, perché c'è questa fissazione con l'empowerment. Che cos'è l'empowerment? Perché noi ci piace assai parlare in inglese, no? Know-how,
che potrebbe essere detto benissimo esperienza, know-how, e tutta questa cosa. Allora, l'empowerment è mettere in condizioni di poter costruire, di essere in grado, mentre ment vuol dire sia processo che risultato. Cioè, una persona che sia empowered è in grado di fare tutto. Superman. Non ci abbiamo la cabina perché se no potevo fare sta cosa, ma no, con la magliettina con la S, o adesso con la E di empowerment. Se noi fossimo veramente empowered, noi potremmo controllare tutta la nostra vita e anche quella degli altri. Ma vi sentite empowered? Voi siete persone colte, siete persone agiate, vi sentite veramente empowered, in grado di fare tutto ciò che può controllare nel bene la vostra vita? Allora, questa, vediamo se noi possiamo essere empowered in questo ambiente. Questo è il nostro ambiente obesogenico. Io parlo di alimentazione, ma l'alimentazione non si può staccare dall'attività fisica. Se io devo dire a un genitore, tu devi essere empowered, devi far muovere tuo figlio, che cosa faccio? Gli faccio fare la scalata sulla spazzatura? O gli faccio fare il free climbing sulle ciminiere dell'Ilva? O gli faccio fare lo slalom sul traffico di Napoli? Questo può essere empowered? Allora, che cos'è l'empowerment? Insistere sull'empowerment del singolo soggetto in determinati ambienti è estremamente dannoso, perché si carica il soggetto stesso, adulto o piccolo, della sensazione dell'incapacità a reagire, mentre c'è l'impossibilità ad agire. Gli si crea un danno che è molto più feroce e più grave di quello dell'obesità stessa. Allora, noi siamo qui, che facciamo i commissari tecnici di Davide? Piglia le pietruzze bianche a destra, un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più sopra, un po' più sotto, t'aggiusto alla fionda, eccetera, e nessuno pensa a fermare Golia. Quanto credete che possa durare questo fatto di Davide? La Bibbia è finita. Tant'è vero che l'OMS ha deciso di prendere la situazione di polso e ha detto è necessario cambiare l'ambiente sociale, economico e fisico, cioè la responsabilità di diversi settori del governo. Quindi sono necessarie delle leggi. Perché? La prevalenza di fumo in tutti i paesi si riduce drasticamente solo quando viene emessa una legge che impedisce di fumare nei luoghi pubblici. Gli incidenti stradali si sono ridotti quando la gente ha cominciato a beccare le multe alte per gli eccessi di velocità, compresa la sottoscritta, devo dire. Le leggi hanno un maggiore potenziale perché si espandono a livello di popolazione, non bisogna più focalizzare sul singolo. E oltretutto, se noi avessimo delle leggi che rendono l'ambiente meno obesogenico, sarebbe anche più facile non solo prevenire ma anche curare l'obesità, perché in un ambiente più sano è chiaro che il soggetto obeso ha meno rischi. A quando io ho detto questa cosa a Milano, c'erano sia il professor De Pergola che il professor Vania, io ho chiesto delle leggi, sono stata accusata di essere dittatoriale, io, ma manco per idea. Siccome questa cosa mi è rimasta, io la notte, quando non dormo perché ormai sono una donna anziana e quindi soffro di insonnia, ho pensato, ma che cos'è la legge? La legge è la massima espressione della democrazia, perché rende lo Stato responsabile della protezione delle fasce deboli, che altrimenti resterebbe affidata solo al buon cuore di tutti. E nella mia abitudine di segnalare la fonte bibliografica, questa è Margherita Caroli, casa sua, stanza da letto, ore 1:45 del 17 settembre di quest'anno. Questo applauso mi ripaga dell'insonnia che ho avuto in quel periodo. Allora, per prevenire efficacemente l'obesità, per avere, poi sentirete Andrea Vania, Gigi Nigri, Giovanni De Pergola, tutti quanti, insomma, vi parleranno di varie cose interessantissime. Io non mi sono permessa di parlare di tecnica, perché c'è un parterre di colleghi eccezionale e mi perdo domenico me le leo domani, ma io non posso stare qui. Ricordatevi che c'è una cornice. Il quadro è bello, il quadro si può fare. È più bello
di un quadro di Van Gogh. Se avete presente i girasoli di Van Gogh, i girasoli di Van Gogh sono dei raggi di sole. Sono dei raggi di sole fatti vivi, che possono illuminare il cuore. Ma per prevenire veramente l'obesità, dobbiamo capire che non possiamo insistere solo sul singolo soggetto, ma bisogna che ci siano strategie legislative universali associate a un'istruzione personale, a una convinzione personale, perché tutti noi sappiamo, Moè, che non si può esagerare coi dolci, però non è detto che uno non ne debba mai mangiare. Bisogna essere convinti e avere il piacere di essere in salute. È una strada difficile, difficilissima. È una strada in salita, irta, più di un monumento degli Incas, che è qualcosa che spezza le gambe, però occorre muoversi col pessimismo della conoscenza, ma con l'ottimismo della volontà. E non sono parole mie, sono solo parole di Antonio Gramsci.